a Los Angeles, anzi a Santa Barbara. Mi sono fermata inizialmente a Santa Barbara, chiaramente passando per Big Sur, chiaramente godendomi tutti i posti in cui mi potevo fermare e dove potevo scattare le foto. Il viaggio da San Francisco a Santa Barbara è durato un giorno, cioè ci abbiamo messo un sacco, però ve lo devo dire, cioè, quella era la California che volevo, cioè non andavo in cerca in California delle spiagge, delle città, che ne so, della vita dorata di Beverly Hills o di chissà che quartiere, non andavo in cerca di Hollywood o comunque, che ne so, dei Baywatch sulla spiaggia di Santa Monica. Io avevo veramente voglia di vedere quella California, quel luogo in cui la natura regnava sovrana. E c'è stato, diciamo, un punto lungo la Highway 1 dove ci siamo fermati e dove, insomma, molte persone si fermano per fotografare quello che probabilmente è il viadotto più famoso di quella zona, proprio all'altezza di Big Sur. Ecco, io lì mi sono seduta su una pietra guardando l'oceano e a picco sulla scogliera, non so come ho fatto perché ogni tanto mi prende anche male questa cosa, e sono rimasta lì a guardare l'oceano, a guardarlo in tutto il suo scintillio perché il sole, insomma, lo illuminava in una maniera che lo faceva sembrare dorato. E io lì sono stata bene. Quindi forse ho capito che di avere forse un tipo, no? E metto quel termine tipo proprio tra virgolette, perché probabilmente il mio tipo di luogo che mi fa star bene è un luogo dove c'è il mare, dove c'è il vento, dove c'è la scogliera e dove c'è la natura. Ammiro le persone che stanno bene all'interno di una città, io non ci riuscirei mai. E devo ammettere che la Highway 1 in California, da questo punto di vista, quindi dal punto di vista naturale, è sicuramente stata una grande, diciamo, un grande inserimento nella mia lista dei luoghi che mi fanno stare bene. Quello che ho provato io quel giorno è stato come sentirmi dentro ad un simbolo, un qualcosa che non potevo pensare potesse esistere nella realtà, perché l'avevo visto nei film, tra tutti quello che mi viene in mente è Point Break, nella versione originale, chiaramente con Patrick Swayze e con Keanu Reeves. Io cavolo ero lì, cioè ero dentro un simbolo, una cosa che avevo visto in televisione e cavoli se stavo bene. E quindi non lo so, cioè mi sono sentita proprio di inserire questo luogo, seppur molto comune, o comunque chi vuoi che non passi quando fa un viaggio in California di lì nessuno, passano tutti di lì, però devo ammettere che mi ha fatto molto stare bene. Come, e questa veramente è forse una riflessione finale su questa cosa, mi fa stare bene a casa mia. Io sono una sbrindola, lo metto tra virgolette per natura, nel senso che sono nata in un posto, mi piace dire che sono diventata grande in un altro, che è vero perché a poco più di 20 anni mi sono trasferita in Svizzera e dalla Svizzera sono tornata in Italia e adesso non vivo distante da casa mia, ma vivo in un luogo completamente diverso da quello che mi ha visto formarmi, cioè sono nata e cresciuta nell'Alto Vicentino e io amo quel posto e quel posto è un posto che mi fa stare bene. Ci ho fatto a botte con casa mia quando avevo 20 anni e credo sia un po' normale perché comunque forse i 20 anni sono un po' quel decennio in cui devi fare botte con le tue origini, no? E in cui ti senti stretta nelle tue origini, in cui devi prendere, partire, andartene, perché è giusto andarsene. È giusto comunque andarsene e non dimenticare mai da dove si viene. Ecco, questa per me è stata una rivelazione che è arrivata nei 30 anni e che adesso sicuramente sto sviluppando un po' di più. Però non vi voglio annoiare troppo, cioè non voglio essere quella che parla, 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 perché effettivamente sono così, però vi lascio in compagnia di un'altra canzone e poi vi racconto perché il mio Alto Vicentino è un posto speciale. We don't have to sacrifice. We don't have to change our ways. Just keep rolling on and on. Just keep
sacco questa canzone e me l'ascolterei tutta, però se no non finisco più di parlare e vi registro un episodio così lungo che vi stuferete di ascoltarlo. Scherzi a parte, eravamo rimasti all'Alto Vicentino. Prendete Google Maps e cercate Valdagno. Io vengo da lì, sono nata e cresciuta lì. Il posto dove sono nata è un posto particolare, profondo nord-est, un luogo fatto di gente operosa da secoli, da che mondo è mondo. Insomma, a casa mia, e io continuerò a chiamarla casa mia ovunque io sia, a casa mia si lavora. Però a casa mia è un posto speciale perché è denso di storia. È un posto speciale perché ci si mangiano cose che nel resto del Veneto non si mangiano. È un posto speciale perché c'è tanta storia industriale dell'Italia. C'è tanta storia dell'Italia, con la prima guerra mondiale, con la seconda guerra mondiale. E ci sono le montagne, quelle che sono chiamate le piccole Dolomiti, che sono le prealpi venete. E insomma c'è tanta roba. E io mi sono resa conto che sono dovuta arrivare a 30 anni per fare pace con quel posto. Quel posto che mi aveva visto andare via e che mi sentiva dire, oh, cazzo che bello, me ne sono andata. E invece quel posto che adesso ogni volta che penso che posso tornare lì, anche solo per una giornata, per bermi un caffè nel bar magari dove andavo con i miei amici quando appunto studiavo, o anche solo per incontrare veramente mezza persona per strada, mi vede la donna più felice del mondo. E anche quello è diventato una mia sorta di rifugio mentale. Ci sono dei luoghi dove io andavo spesso, no? Quando abitavo lì, e uno di questi è un piccolo, diciamo, una piccola montagnetta, si chiama Monte Kerle, e io me ne andavo lì. È una sorta di prato che guarda tutta la valle, e un po' come fossi una piccola Heidi, molto sui generis, io me ne stavo lì e guardavo tutto, e quando andavo lì tutto tornava a posto. Quindi veramente, cercate, no, nella vostra vita, nei vostri viaggi, di lasciare spazio a quella curiosità che vi permette di guardare il mondo con occhi diversi e di trovare il vostro posto nel mondo, che non vuol dire necessariamente un posto dove andreste a vivere, ma che vuol dire un luogo che vi fa stare bene, che vi mette la pace nel cuore, che vi mette la pace nell'anima. Detto questo, veramente, io oggi vi saluto e mi auguro di registrare un episodio su Radio Rit la settimana prossima dal luogo in cui mi troverò, perché io domani mattina prendo un aereo e me ne vado, fatalità, in un luogo dove ci sono le scogliere, dove c'è l'oceano, dove c'è tanta natura. E un luogo che per me probabilmente diventerà un luogo del cuore, perché mio padre si è trasferito a vivere lì e io domani lo vado a trovare. E quindi non vedo l'ora per questo, non vedo l'ora perché forse per qualche giorno avrò la possibilità di staccare da tutto quel frullatore che ogni tanto mi macina. E sono felice, perché quando c'è lo zaino pronto sul letto, che non aspetta altro che essere riempito, io sono felice. Sono felice perché ci saranno nuove avventure da raccontare, nuove avventure da scrivere. Quindi non vi posso promettere che resisterò, dipenderà molto dalla linea che trovo là. Però ci proverò, ve lo prometto, e ci proverò. E nel frattempo vi lascio veramente con il rumore dell'oceano, che veramente io non vedo l'ora, cioè tra 24 ore forse, da che sto registrando, sarò già là, e che magari potrò sentire direttamente con le mie orecchie di nuovo, e spero per tanto tempo. Vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltata. Come sempre vi prometto che diventerò ogni giorno sempre più brava e che troverò il microfono giusto per registrare con un suono veramente interessante e veramente forte della mia voce. Se avete voglia di leggere, www.emotionrit.it trovate un sacco di viaggi, un sacco di mondo, un sacco di parole, come quelle che vi ho lasciato oggi. Intanto vi saluto, wish me luck, auguratemi buon viaggio, pensatemi, io vi penserò di sicuro. Ciao!